Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero, io sono Claudia Enni. Oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, perché come ben sapete ogni tanto mi piace affrontare dei temi sociali, specialmente quelli che mi stanno più a cuore. In questi giorni ho letto delle critiche veramente feroci e molto inappropriate sul caso di Emma Marrone e la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest di Copenaghen. Per chi non lo sapesse, l'Eurovision Song Contest è il concorso canoro che si è tenuto quest'anno a Copenaghen ed è un concorso europeo. Un cantante per ogni nazione viene scelto per partecipare a questo concorso, a questa kermesse canora, e vi è un vincitore. Ovviamente tra i partecipanti quest'anno l'Eurovision Song Contest italiano ha scelto appunto Emma Marrone. Emma Marrone è stata criticata da molti punti di vista, non soltanto dal punto di vista dell'esibizione, quindi della performance canora, ma anche dal punto di vista del look, che è stato ritenuto molto aggressivo perché faceva intravedere il pantaloncino sotto il vestito, cosa che comunque nel 2014 non ci si dovrebbe più stupire di questo, però e anche del suo inglese un po' maccheronico. Il problema è che le critiche che sono state rivolte ad Emma Marrone sono state davvero davvero critiche feroci e molto taglienti, e a mio avviso veramente inappropriate, perché ci sta che un artista che raggiunge un vasto pubblico venga criticato per una performance che può o non può piacere, però che vengano utilizzati certi termini e soprattutto certa ferocia e cattiveria mi sembra veramente veramente inopportuno. E le critiche che sono state scritte e dette nei confronti di Emma mi sembrano veramente molto molto dure. Ricordiamoci sempre che dietro ogni cosa bisogna avere sempre il senso della misura. Va bene fare una critica, purché sia costruttiva. Criticare è lecito, giudicare in maniera molto molto aspra e cruenta diventa veramente un'offesa e non è più una critica costruttiva. Ricordiamoci sempre che dietro ogni artista c'è sempre una persona in carne e ossa, un essere umano, con le sue debolezze, le sue fragilità e soprattutto la sua sensibilità. Non dimentichiamocelo mai questo, perché in passato ci sono stati artisti del calibro di Mia Martini che hanno sofferto per queste critiche infondate, per questa meschinità, e hanno pagato con la vita. Quindi ricordiamoci sempre che c'è un limite a tutto, c'è una misura ad ogni cosa. La cosa che più mi dispiace è che ho letto commenti sia da parte di gente comune che da parte di giornalisti, quindi di miei colleghi. E questa cosa mi fa un po' venire vergogna, passatemi il termine, perché non è giusto che si faccia questo tipo di informazione, non è proprio giusto. Non si può criticare un artista perché dal vestito le si vede la cellulite o si vede la pelle. Non si può criticare una cosa del genere nel 2014, quando si combatte contro l'anoressia, la bulimia, quando tantissime ragazze muoiono per questi problemi. Non si può. Emma Marrone è un'artista che viene seguita da un pubblico di ragazze, molto spesso giovani ragazze, quindi è un esempio per loro. Leggere queste cose non fa bene, indipendentemente dal mio gusto musicale, che non è quello di Emma Marrone, perché comunque mi piace altro. Ma questo non vuol dire che ci si debba arrogare il diritto di sparare a zero sulla gente, che sia un artista o che sia una persona comune. Dobbiamo smetterla, in Italia ci sono moltissimi problemi e molti di questi sono questo, derivano da questo. Ci lamentiamo di una performance sbagliata, cioè, ma ci rendiamo conto? Ci lamentiamo perché un vestito è stato troppo aggressivo? Ma scherziamo? Spariamo a zero su un artista o comunque su una persona in generale perché? Qual è il motivo? Qual è il motivo? Perché dobbiamo far pagare ad Emma Marrone o a chi per lei il fatto che lei sia venuta fuori da un talent come Amici? Perché? Perché questo, dopo tanti anni ancora? E soprattutto, perché noi italiani dobbiamo sempre fare delle figure barbine anche di fronte all'Europa? Invece di essere coesi, di essere uniti, perché ci scambiamo sempre tra di noi? È sbagliato che un artista, solo perché si espone al grande pubblico, debba ricevere questi insulti. Ho letto di cattiverie che sono arrivate persino alla strumentalizzazione del suo tumore. Che italiani siamo? Che esempio diamo?
ai nostri simili. E poi ultima cosa e poi chiudo, anziché preoccuparci dell'inglese maccheronico e poco oxfordiano di Emma Marrone, preoccupiamoci invece di un paese come la Russia, che ha definito la vittoria di Conchita Wurst come un orrore europeo e ha deciso per la sua omofobia innata di non partecipare più a nessun Eurovision Song Contest. Questo ci dovrebbe far riflettere, non le stronzate. Vi saluto.